Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: grande preoccupazione per i fan di Arisa che ha rilasciato una dichiarazione social molto inquietante. Arisa non accenna a fermarsi. Difatti è in continuo viaggio in giro per l'Italia a regalare attimi di felicità ai suoi fan con la sua voce da usignolo e, giusto appunto, il 6 agosto è giunta fino in Basilicata per presenziare al Festival Fuori Piano. Eventi e musica, si può proprio dire siano davvero cominciate le vacanze. Ma nonostante ciò, la cantante ha sganciato una bomba che sta terrorizzando i fan, attualmente. Un'asserzione che parla di morte e perciò si può ben immaginare la preoccupazione. Che cosa sta succedendo ad Arisa e quale turbamento emotivo l'ha addirittura condotta fin qui? Ecco di seguito tutta la verità in proposito. Arisa sta preoccupando i suoi fan. Diverse star, utilizzando il mezzo social, sovente preoccupano o rendono perplessi i fan per le loro dichiarazioni o comportamenti. Per esempio, per quanto riguarda la futura insegnante di Amici, l'essere così sensualmente audace, tanto da affermare, sono ogni donna ma anche uomo. Naturalmente, non c'è nulla di sbagliato, come giustamente lei stessa ha concluso, ma possono eventualmente inibire e lasciare di stucco. Ebbene, Arisa ha concesso un'altra rivelazione su Instagram che, questa volta, ha creato scompiglio, in termini di forte preoccupazione e angoscia. Un momento di inquietudine che si spera possa aver presto fine e far tornare così il sereno. Ecco cosa sta accadendo all'artista. Spero di morire sul palco. Nulla di grave, fortunatamente, anche se tale tipologia di riflessione rende sempre turbati. In questo caso, durante una delle tante esibizioni, ha voluto condividere, successivamente, quel momento musicale e le seguenti parole: a me basta cantare con voi. Spero di morire sul palco con tutti i denti d'oro e i capezzoli ancora turgidi. Ancora una volta, sempre molto ardita e seducente, nonché strettamente legata alla sua musica e al proprio pubblico che non lascerebbe per nulla al mondo, anzi ciò che desidera di più è proprio morire in scena, potendo così spirare e passare a miglior vita, felice. In genere, sono discorsi che generano molta tristezza, soprattutto per chi li ascolta, ma si deduce sia anche il sogno di molti artisti del suo calibro, continuare a cantare fino alla fine. Un rapporto così viscerale con i suoi fan, e naturalmente ciò ha scatenato ulteriori considerazioni e osservazioni introspettive da parte del popolo web, raccontando il proprio ultimo giorno di vita, e ciò che colpisce è un commento di una persona di cui si riporti un breve estratto: io spero di morire avendo tutte le persone che amo intorno a me, compresa te ovviamente. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.